due poli di elezione, i presidi per interventi di elezione, che sono il Cairo Montenotte e Dal Benga. Ora, io sono valpolinese, quindi soprattutto mi permetto di dire qualche cosa su Cairo Montenotte. Cairo Montenotte è un ospedale che risponde alle esigenze di un territorio di 40.000 abitanti, quindi un territorio tra l'altro montuoso, con inverni particolarmente rigidi, con difficoltà di collegamento, e quindi la riteniamo dal punto di vista sanitario una zona disagiata. Abitiamo volentieri in Valbormida e continueremo ad abitarci a condizione di avere i servizi e soprattutto i servizi sanitari, perciò importanti. L'ospedale di Cairo Montenotte ne racchiude una parte significativa. La chirurgia generale è giusto che venga concentrata nel grande ospedale, quindi nel caso di Cairo Montenotte San Paolo o Santa Corona, ma riteniamo che la day surgery, una day surgery di eccellenza, rifatte le sale operatorie come è previsto per un mutuo acceso dall'ASDA2 lo scorso agosto, la day surgery possa avere lì una sua funzione anche di eccellenza per interventi di elezione legati all'oculistica, alla spalla, al piede, cose che avvengono già oggi, questioni legate anche a interventi particolari che non richiedono ricoveri di più di una giornata. Inoltre, riteniamo che pure sul pronto soccorso si possa fare una battaglia importante in Consiglio regionale, perché la rete dell'emergenza appartiene come competenza al Consiglio regionale, e l'Assemblea legislativa su Cairo Montenotte deve pronunciarsi per mettere qualche risorsa e potenziare, rendere davvero un pronto soccorso di zona disagiata, il pronto soccorso di Cairo Montenotte. Questo mi sembra importante anche perché Cairo Montenotte è al centro di una zona largamente reindustrializzata, una zona, ripeto, con una popolazione di 40.000 abitanti diffusa su un territorio che, pensate, è un nono di tutta la regione Liguria, un ottavo, un nono. Sono 500 chilometri quadrati, quindi una popolazione molto dispersa che ha difficoltà anche per infrastrutture a raggiungere il grande ospedale. Quindi ritengo che interventi diciamo di elezione e interventi di stabilizzazione di persone affette da particolari patologie urgenti, ferite o incidenti, eccetera, la stabilizzazione possa avvenire in un pronto soccorso adeguato in Val.